Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Pillole della Chegrande. Oggi vi porteremo alla scoperta di un luogo veramente unico, affascinante, ricco di atmosfera, un vero e proprio tesoro nascosto della città, che è l'archivio storico del Policlinico di Milano. Entrando in questo luogo sembra proprio di fare un passo, un tuffo nel passato, perché l'atmosfera, i profumi, i luoghi sono rimasti perfettamente intatti come lo erano nel 1637, quando sono stati progettati e costruiti dall'architetto Ricchini. Quello che noi oggi chiamiamo archivio in realtà sono state progettate come le sale capitolari dell'ospedale, ovvero sia il luogo di rappresentanza dove si riuniva quello che oggi chiameremo consiglio di amministrazione. E sono composti da due saloni, il primo molto ampio con dei soffitti altissimi ed affrescati, mura molto spesse, che era chiamato il capitolo estivo dove venivano svolte le riunioni durante l'estate perché è appunto più fresco. Perpendicolare a questo vi è il capitolo invernale, quindi un luogo molto più intimo, raccolto, rivestito con una boiserie di noce nella sua interezza e dove alloggiava anche un caminetto. All'interno di questo archivio sono custoditi quasi 3 chilometri di scaffalature con documenti per lo più amministrativi in perfetta continuità dall'anno di fondazione dell'ospedale, 1456, ai giorni nostri. Ma anche tantissimi documenti molto più antichi, che poi vedremo nella nostra visita e vi spiegheremo il perché. A questo punto non ci resta che andarlo a visitare assieme. Eccoci nel nostro archivio storico, un luogo veramente incredibile, meraviglioso, affascinante. Peccato non potete sentire il profumo della carta antica, che è veramente. Si respira la storia, ecco. E il luogo è affascinante, pieno di documenti antichi che adesso magari andiamo a sfogliare qualche cosa assieme. È veramente un luogo unico, fantastico, bellissimo. Come vi dicevamo, qui sono conservati tutti i documenti amministrativi dell'ospedale. In questa parete, per esempio, ci sono documenti relativi ai poderi di cui vi abbiamo parlato. Ecco, guardate qua Bertonico, dal 1524 al 1725 troviamo mappe, contratti di affitto, inventari di tutto quello che c'era nelle nostre cascine. Qui abbiamo tutta la partita di Bertonico, che è uno dei poderi più grandi, ma abbiamo anche Cimiano, Caselle Pavesi. E veramente tutto il mondo dell'ospedale è ricostruibile, ma anche tutta la storia di tutti questi territori della Lombardia dal 1400 ai giorni nostri attraverso questi documenti unici e incredibili che sono in questo archivio. Ecco, siamo saliti al primo piano delle nostre scaffalature che sono disposti su due livelli e anche qua continuano a esserci tantissimi faldoni che raccontano la storia dell'ospedale. Prima dell'Ottocento, quando ha finito la sua funzione di rappresentatività, questi luoghi sono stati trasformati in archivio storico. E pensate che mettendoli tutti assieme abbiamo quasi 3 chilometri di faldoni messi in fila uno nell'altro, un patrimonio veramente ricco e importante. Questi sono bellissimi, cioè sono dei libri addirittura che risalgono al 1500, al 1600, e scritti completamente a mano, ad una bellezza unica. Cioè, guardate, per esempio, uno è incredibile come sono conservati, cosa, la storia che c'è in questo luogo, pazzesco. Qui siamo a fine 500, primi del 600. La sala è caratterizzata da una copertura a volta divisa in lunette ed è stata dipinta nel 1638 da Paolo Antonio De Maestri, detto il Volpino. La decorazione è peculiare e si ispira alle allegorie mariane descritte nell'Antico Testamento e alle litanie lauretane, con un chiaro richiamo alla dedicazione dell'ospedale all'Annunciata.
Si tratta di quattro simboli vegetali e altrettanto astronomici, illustrati dalle scritte dei cartigli: Electa ut Sol, Pulcra ut Luna, Signum Federis, Stella Maris, e Lilium Convalium, Rosa Mistica, Sic ut Palma, Sic ut Cedrus. All'interno del nostro archivio sono anche custoditi due documenti importantissimi che abbiamo in originale in cassaforte, ma qui vediamo le riproduzioni, che sono l'atto di fondazione dell'ospedale, una pergamena miniata firmata direttamente dal duca Francesco Sforza, e la bolla papale di Pio II che approva l'edificazione dell'ospedale e istituisce la festa del perdono. Quindi sono due documenti veramente chiave della fondazione del nostro ospedale. Ecco. Attraverso questa porta siamo entrati nel capitolo d'inverno, detto anche capitoletto. Come vedete è una sala molto più raccolta, completamente rivestita da una bellissima e preziosissima mosaica in legno originale di primi del Settecento. Adesso vediamo anche qualche documento che abbiamo pescato dal nostro archivio, che come sapete è ricco di mappe, miniature, pergamene, libri antichi. Questa, per esempio, è una antica mappa che raffigura l'andamento della Roggia Bertonica, proprio a Bertonico, che è un canale completamente di proprietà dell'ospedale. Potete vedere qua tutto scritto completamente a mano, dipinto, proprio la minuzia, il dettaglio con cui sono fatte. E queste mappe ci permettono anche di ricostruire proprio la storia del territorio, dei territori interi, sovrapponendole, perché qui sono da quando l'ospedale li ha avuti in carico fino ai giorni nostri. Tra i documenti più antichi abbiamo anche dei libri mastri, cioè libri di contabilità. Questo, per esempio, è un libro addirittura che risale al 1492, completamente rilegato in pelle, guardate la preziosità, e all'interno troviamo tutte le scritture contabili relative all'ospedale di quell'anno, nel 1492. Incredibile. Abbiamo anche degli appunti, sono scritti ancora in latino. Vedete qua l'anno, proprio 1492. Questo è un altro fascicolo, uno dei tanti faldoni che abbiamo, che a loro volta raccolgono delle cartelle come questa. L'archivista nell'Ottocento faceva un riassunto di tutte queste cartelle, del contenuto che c'era. Qui per esempio cita un pagamento fatto nel 1595, come vedete qua. E dentro troviamo il documento originale, datato 14 aprile 1595, firmato da Dioniso Camazzo, e fa veramente impressione toccare queste carte che sono qui da quasi 500 anni. Anche qui nel capitolo invernale abbiamo un secondo ordine di scaffalature, uno in meno rispetto al capitolo estivo, e in queste bellissime armadiature perfettamente conservate ci sono praticamente tutti i resoconti delle sedute del capitolo, in perfetta continuità dal 1456, la prima presieduta dal duca Francesco Sforza, fino all'ultima del mese scorso, molto meno aulicamente presieduta da me e firmata da me. Quindi questo è un archivio vivo, è un archivio che continua a vivere ancora da 600 anni, quindi è un'altra storia incredibile di questo ospedale, che tutto è collegato, tutto è rendicontabile attraverso questo meraviglioso e unico archivio. Dopo questo affascinante viaggio nella storia e nei secoli del nostro ospedale, termina qui anche questa puntata delle nostre pillole della Cagranda.
Nella prossima puntata vi porteremo a visitare un luogo altrettanto storico, misterioso e poco conosciuto, che è la cripta della Chiesa dell'Annunciata, che si trova sempre all'interno dell'antico e storico edificio della Cagranda. Quindi rimanete con noi e ci vediamo giovedì prossimo.